A coloro che dicono che l'Islam è uguale terrorismo, che rispondi? Mi spiace per quella parola perché è una parola, io personalmente che mi sento un'offesa per quella parola, perché non dobbiamo mettere una benzina sul fuoco, perché i musulmani sono quasi 2 miliardi. C'è un party, un gruppo di quelli musulmani è veramente malato, è diventato un cancro, ma non del corpo islamico, è diventato un cancro internazionale. Cioè, quindi noi siamo qua per dire non fate queste cose del nostro nome come musulmani, perché noi siamo contro queste cose. Non sono ragioni, mai non è dato ordini, né del nostro santo Corano è dato un ordine per fare queste cose. Noi siamo contro l'ISIS. Io sono siriano, ma hanno ammazzato tanti siriani. L'ISIS non sapeva quello musulmano o cristiano che ammazza tutti quanti proprio. Facciamo la sventura più alto, questa bandiera, e più che mai spesso bisogna farla sventolare, perché da un po' che ci manca la pace in questo mondo e dobbiamo anche lavorare per avere la pace, tutti insieme, uniti, non come qualcuno fa, no, devo farlo solo i musulmani o solo i cristiani, uniti possiamo vincere. Come si fa a lavorare per la pace? Dialogando. Secondo te la politica europea e la politica italiana ha fallito? Nella comprensione dell'Islam? No, perché non c'è mai stata comunque. La politica europea un po' meno. Noi vogliamo che l'integrazione, è una politica italiana che dà l'esempio per far partire una politica europea. Speriamo, da questo punto ripartiamo. Perché non ci è mai piaciuto il dialogo che sta tra l'Europa e quelle che stanno dall'altra parte del mondo. E vogliamo che l'Italia, visto che è alla sponda del Mediterraneo, il primo paese, vogliamo che l'Italia fa da ponte per avere un dialogo che ci potrebbe servire. Nessuno vorreste dire, non vogliamo noi che siamo, quelle le persone stanno facendo il tiro, siamo là per pace, musulmana, pace. La comunità islamica è unita nell'orrore e nella denuncia e nella volontà di partecipare allo sviluppo del paese sia come cittadini che come credenti, sia nel dialogo interreligioso che nello sviluppo proprio di una, non so, di una dimensione della civiltà che non abbia nulla a che fare con quello che abbiamo visto recentemente a Parigi, ma non soltanto recentemente, né a Parigi e anche in Oriente. I fedeli sono, dopo essere inorriditi, preoccupati di essere confusi con situazioni che non hanno nulla a che fare con la loro identità, per quello che forse il nome di questa manifestazione, non in nome mio, vuole in qualche modo ridare l'autenticità delle nostre identità. Le nostre identità sono autentiche, sono costruttive, sono di sensibilità spirituale e non hanno nulla a che fare ancora una volta con questo odio e con questa follia. Le commissioni estere di Camera e Senato fossero qui a testimoniare che noi vi aspettavamo e siamo contenti che ci troviamo qui in questa piazza. La politica italiana secondo lei è un po' fallito, la politica europea? Giochiamo una partita decisiva nel senso di evitare che l'ISIS aggreghi la maggioranza dell'Islam in Europa, per quello che ci riguarda in Italia. Lei, la politica italiana ha fallito nell'integrazione e nella comprensione dell'Islam? Ma la politica italiana, come il resto della politica europea, ha cercato di affrontare questo problema innanzitutto a scala europea. Credo che vada apprezzato l'equilibrio che il Presidente del Consiglio ha mostrato in questi giorni di fronte ad altri presidenti di paesi europei che invece incitavano in modo troppo disinvolto ai bombardamenti. Nello sforzo di sconfiggere l'ISIS c'è bisogno di una coalizione politica che è ancora molto ambigua. È importante l'intervento e il coinvolgimento della Russia, è importante però che tutti gli interlocutori, a partire dalla Turchia, abbiano l'ISIS come obiettivo prioritario da sconfiggere.